Salve, salve a tutte, salve a tutti. Eccoci qua alla presentazione del percorso di preparazione al concorso per ufficio per il processo, il GS 710, un corso cosiddetto full immersion, perché in pochi giorni concentreremo l'approfondimento, lo studio in vista delle prove che sono già state convocate e quindi analizzeremo tutte le materie oggetto del percorso. Questa è una presentazione, le lezioni sono sette e coprono il diritto pubblico nella parte costituzionale e amministrativo, l'ordinamento giudiziario nelle varie componenti, dalle garanzie costituzionali all'organizzazione degli uffici, responsabilità, magistratura ordinaria, onoraria e l'ufficio per il processo. Ci si può iscrivere in ogni momento, le lezioni sono in diretta ma sono anche registrate e quindi ne potete fruire anche successivamente e rivederle. Ovviamente, come sono organizzate? Intanto partiamo già il 19 maggio, perché appunto sono state pubblicate le date di convocazione, quindi dobbiamo accelerare nella esercitazione. La prima lezione sarà sul diritto costituzionale. La convocazione prevede appunto che il 5 e il 6 giugno ci siano le prove scritte che sono composte da 40 quesiti a risposta multipla, che daranno ovviamente 60, 30 punti in una esercitazione da svolgere in 60 minuti, quindi un minuto e mezzo a quesito, che è una quantità abbastanza importante, elevata, e quindi consente di lavorare bene sui quiz come faremo. Le materie sono pubblico e ordinamento giudiziario, e poi la parte inglese, che curerete, approfondirete ovviamente autonomamente. Quali sono le precisazioni formulate dalla Commissione? Le vedete scritte qui, la Costituzione ovviamente tutta per la parte di diritto pubblico, la CEDU per due articoli, 6 e 7, e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea per il capo sesto, diciamo sono norme particolari relative ai diritti processuali degli imputati, soprattutto in ambito penale, e sono quelle che faremo principalmente nella parte di diritto costituzionale. Ovviamente in primo luogo la Costituzione, da quantomeno leggere tutte, e poi noi approfondiremo. Per la parte di amministrativo sono state precisate tre disposizioni legislative: la legge 241 del 90, il testo unico del pubblico impiego e il decreto trasparenza. Questo, attenzione, non significa che tutto il resto non vada saputo, perché ovviamente non si può non conoscere anche molte altre disposizioni collegate al testo unico del pubblico impiego, ad esempio tutta la parte di attuazione, compresa la legge Severino per la parte del decreto trasparenza, ovviamente con un focus fondamentale su queste disposizioni, mentre per l'ordinamento giudiziario sono confermate le norme che si sapevano già, frutto della disciplina come riformata, fra l'altro, dai recenti decreti, che non sono citati, ma ovviamente vanno saputi. Quindi andiamo a vedere come viene dato il punteggio. A ciascuna risposta è attribuito più 0,75, quelle mancate, cioè non date, 0 punti, quelle sbagliate meno 375. Chi mi segue sa che, lo ripeto spesso, si va per vincere, si va per arrivare primi, si va per ottenere il successo, si va a rispondere a tutte le domande, anche perché statisticamente preferibile rispondere a tutte, anche a quelle incerte, perché in caso si tirasse a caso quattro domande, due si indovinano, due no, il punteggio è sempre positivo. Quindi la soluzione statisticamente e scientificamente migliore è quella di rispondere a tutte le domande per cercare di vincere, poi ognuno faccia le proprie scelte. Per la preparazione i tempi sono stretti, ma c'è ancora una ventina di giorni, e quindi buttarsi sia sulla parte del manuale teoria e quiz, il manuale 356 dell'edizione Simone, sia sulla parte dei quiz commentati, il 356/1, che coprono ovviamente le materie di concorso. Quindi vi invito ad approfondirli. Fra l'altro, il manuale contiene anche la parte di inglese, e quindi la potete anche questa fare direttamente sulla manualistica. Come detto, manuali aggiornati ai decreti legislativi 44 e 45, che vanno studiati, perché ovviamente le norme citate dalla Commissione sono e vanno analizzate nel testo
aggiornato. Come è fatto il corso intensivo? È tenuto da me in diretta, quindi avremo un Google Meet come piattaforma gratuitamente scaricabile dall'app. Chi vuole può partecipare con la webcam accesa, con il microfono acceso oppure non interagire. È fatto anche per ovviamente rispondere ai quesiti e poter interagire con gli interessati. Non è solo la diretta la parte importante, perché abbiamo il gruppo Telegram che già è attivo per fornire materiale, aggiornamenti, esercitazioni e soprattutto dopo ogni lezione, fra una lezione e l'altra, i dovuti approfondimenti, perché adesso siamo nella fase nella quale non sarà possibile ripetere più volte le materie. Quindi occorre farle bene durante la lezione diretta, bene magari rivedendo la lezione il manuale, bene, facendo alcuni esercizi e poi mettere da parte quella materia e andare alla materia successiva fino ad arrivare alla prova. La lezione 1, come detto, è su costituzionale. Ci sono vari capitoli del manuale dedicati appunto al costituzionale, parleremo dello Stato, del governo, dei diritti fondamentali, di come è organizzata la Costituzione. Ovviamente non leggeremo né ripeteremo tutto il testo per il quale servono ore e ore e ore e spero che siate arrivati abbastanza preparati alle lezioni, almeno nelle parti essenziali. Questo è l'indice del manuale, appunto, per dirvi che la parte di diritto pubblico legata alla Costituzione è quella centrale, ovviamente fondamentale, sia per l'organizzazione sia per i diritti fondamentali, su cui esercitarsi attraverso il manuale 356/1, che contiene appunto sei capitoli dedicati proprio a queste tematiche. Vedete il diritto, lo Stato e le fonti, i principi fondamentali, l'ordinamento della Repubblica, regioni ed enti locali, la comunità internazionale e l'Unione Europea e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, la CEDU, proprio che sono due tematiche evidenziate anche da parte della Commissione. Quindi questo testo è centrale, se non l'avete ancora preso, vi consiglio di ordinarlo e svolgere i quiz che noi utilizzeremo per la nostra preparazione. Quindi comunque li utilizzeremo e li approfondiremo proprio per cercare di comprendere meglio questi contenuti. Analizzeremo e svilupperemo anche delle mappe concettuali per cercare appunto di memorizzare al meglio, partendo appunto dalla Costituzione. Questo è un esempio appunto come è organizzata, quali sono gli articoli più importanti. Vedremo gli articoli 6 e 7 della CEDU, diritto all'equo processo e nulla pena sine lege, della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e il capo sesto, perché la Commissione ha dato indicazione come norme di riferimento soltanto quelle relative alla giustizia, quindi sempre il tema del ricorso e del giudice imparziale della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. La seconda lezione è dedicata al diritto pubblico barra amministrativo. In questa lezione, a cui faremo riferimento per i capitoli dal 9 al 14 del manuale 356/1 per quanto riguarda i quiz, quindi sul procedimento, pubblico impiego, accesso civico e trasparenza, vedete le norme fondamentali, ma non sottovalutate il DPR 445 del 2000, anche l'approfondimento sui beni pubblici e le responsabilità, per esempio le responsabilità sono anche nel testo unico del pubblico impiego, quindi non limitatevi esclusivamente al testo normativo perché è un rischio enorme. Qui ci sono appunto i paragrafi che vi serviranno alla fine come ripasso generale. L'indice è bene utilizzarlo per questo scopo e il manuale 356 per la parte ovviamente teorica. Le leggi che la Commissione ha citato nelle sue indicazioni sono la 241, quindi il procedimento amministrativo e l'accesso documentale, il testo unico del pubblico impiego con tutti i vari risvolti, il codice di comportamento, e poi l'anticorruzione, il decreto 33-2013 in materia di trasparenza. Poi abbiamo la parte sull'ordinamento giudiziario che inizieremo dalla lezione 3, anche qui facendo riferimento ai quiz sull'organizzazione giurisdizionale e sulla riforma dell'ordinamento giudiziario, quindi la parte teorica e la parte normativa, il Regio Decreto 12 del 41, la legge 195 del 58, il decreto 240 del 2006 e il decreto 116 del 2017, che svilupperemo durante tutte le altre lezioni. Quindi nella lezione 4 analizzeremo l'organizzazione degli uffici, io seguirò l'indice del manuale Edizioni Simone in modo tale che studiando su quei testi siete agevolati, quindi avrete sia il testo che le mie lezioni in parallelo, perché ora non è il momento di fare una preparazione troppo complicata, i tempi sono molto stretti, quindi parleremo della carriera dei magistrati e
l'ordinamento giudiziario riferito ai trasferimenti e alle responsabilità dei magistrati, nonché la magistratura ordinaria e, infine, l'ufficio per il processo e la sua organizzazione. Come detto, è possibile iscriversi sulla piattaforma GS710, è il nome del corso, anche diciamo successivamente, ma chi è interessato ovviamente è preferibile che lo faccia quanto prima, proprio perché iniziamo subito le lezioni già nelle prossime ore, lezioni che si svolgeranno in questo modo. Partiamo dai quiz, in modo tale da avere subito un approccio operativo, perché il tempo, come detto, è stretto, e dal quiz torniamo alla teoria. Quindi attraverso il quiz ripassiamo gli argomenti che avete o dovrete studiare sui manuali e qui facciamo alcuni esempi. Ringrazio le edizioni Simone che hanno messo a disposizione i quiz della banca dati e dei manuali proprio per consentirmi lo svolgimento di questo percorso. Per esempio, nel nostro sistema è prevista l'impugnativa diretta di una legge innanzi alla Corte Costituzionale da parte dei cittadini? Questa sarà l'occasione, oltre che per rispondere ai quiz e spiegare le tecniche di approccio ai quiz, anche per ripassare il ruolo della Corte Costituzionale, le funzioni della Corte Costituzionale e il principio democratico che sta alla base della Costituzione. Quindi io durante la lezione, in modo interattivo, vi chiederò di rispondere, a questo quesito. E poi analizzeremo il perché della risposta corretta, in questo caso no, il sistema nazionale non consente l'impugnativa diretta di una legge davanti alla Corte Costituzionale, ma il sistema prevede un'impugnazione indiretta mediata da parte del giudice, diversamente dai sistemi anglosassoni, quindi faremo un accenno anche al diritto comparato. Seconda domanda. Ai sensi del 21 nonies, legge 241 del 90, il provvedimento illegittimo può essere annullato d'ufficio sussistendo ragione di pubblico interesse entro un termine ragionevole? Qual è questo termine? 12, 18, un mese, 15 mesi? Queste sono domande invece nozionistiche, dove non c'è un ragionamento da fare, perché sono tutte possibili in base alla norma. Ma quale è, perché è, qual era prima? Ecco, questa sarà l'occasione anche per ripassare intanto il concetto di annullamento d'ufficio, di procedimento amministrativo, di atto amministrativo. Ricordiamoci, ogni quiz non è fine a se stesso. Ogni quiz lo useremo per ripassare vari argomenti in modo tale che rappresenti un'occasione di esercitazione, ma allo stesso tempo un'occasione di ripasso. Quindi parleremo del concetto di procedimento di secondo grado, la differenza tra annullamento d'ufficio e revoca, e poi risponderemo a questa nozione che fa sì che oggi la normativa prevede che siano 12 mesi il termine entro il quale si può esercitare l'annullamento d'ufficio, fra l'altro pochi anni fa era 18 mesi, quindi 18 è lo specchietto per le allodole. Altra domanda di costituzionale relativa all'ordinamento giudiziario. Dall'articolo 107 della Costituzione si evince che i magistrati si distinguono fra loro per l'area operativa e giurisdizionale, la diversità di funzioni, l'anzianità di servizio o l'anzianità anagrafica. Qui ovviamente è la Costituzione che viene in rilievo, quindi leggeremo e approfondiremo gli articoli della Costituzione, fra l'altro quelli suggeriti relativamente all'ordinamento giudiziario da parte della Commissione, cercando non di memorizzare gli articoli, ma ovviamente di memorizzare i concetti e ripassare qual è il ruolo dei magistrati e la loro indipendenza, principio di separazione dei poteri, per cui la magistratura è autonoma e quindi i magistrati, per essere autonomi, si diversificano soltanto per le funzioni svolte. Il decreto 45 consente ai magistrati il collocamento in aspettativa? No, sì, ai sensi del 23 bis del TUPI, sì, purché abbiano un'anzianità di servizio inferiore a 10 anni, sì, ma l'aspettativa non può superare l'anno solare. E questa è invece una domanda molto più complessa delle altre, perché presuppone di conoscere il concetto di aspettativa e aver letto questa nozione molto molto dettagliata. Quindi, ragionando, collocamento in aspettativa, cioè il magistrato che fa qualche altra cosa per un periodo di tempo, quindi viene, tra virgolette, sospeso, si sospende dal proprio lavoro per fare, svolgere qualche altra attività. Lo può fare? Ok, quindi cercheremo di arrivarci in primo luogo con il ragionamento e poi andando a vedere anche alcuni trucchi, tra virgolette, per lo svolgimento dei quiz, per capire come
arrivare, se non alla risposta esatta, quantomeno alle due papabili. Perché ricordiamoci, se io riesco a passare da 4 o 3 opzioni a seconda di quello che sarà il concorso a due opzioni, ho il 50% di probabilità, anche tirando a caso, io faccio un punteggio positivo e quindi io mi devo porre in quella condizione. In questo caso il richiamo era proprio al testo unico del pubblico impiego, al 165-2001, articolo 23 bis. Quindi vi ricordo, per coloro che sono già iscritti al corso, ovviamente esiste un gruppo Telegram riservato. Per coloro che ancora non sono iscritti e vogliono altri approfondimenti, ma i tempi sono stretti, esiste un gruppo Telegram pubblico, che è questo che vedete citato, mentre appunto quelli che sono iscritti già stanno lavorando, approfondendo, ho già fornito materiale e domani inizieremo il primo incontro di preparazione, domani per chi sta vedendo questo in diretta, il 19 maggio per gli altri, lezione che sarà quindi registrata e comunque fruibile anche nei giorni successivi. Se non l'avete fatto, correte all'acquisto di questi due manuali, sicuramente quello dei quiz fondamentale perché contiene i quiz commentati sulle materie e sugli approfondimenti proprio che la commissione ha precisato, quindi anche questa volta le edizioni Simone hanno visto giusto nelle pieghe del bando relativamente alle materie che potevano uscire. Questo è il nostro percorso che faremo in modo intenso, quindi è un corso full immersion. Nel gruppo riservato vi comunicherò via via le date in cui svolgeremo le singole lezioni, ma saranno molto ravvicinate, quindi anche da parte vostra consiglio di fare uno studio immersivo, quindi molte ore al giorno perché arriva presto la prova. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi saluto e ci vediamo alla prossima occasione. Arrivederci.